Viaggiatore che arriva dall'Europa, Tripoli mostra subito il nuovo volto del regno libico. È una città moderna, giovane, razionale. I giardini punteggiano con vaste isole di verde il mare di cemento e di asfalto. Le larghe strade sono funzionali e ben si adattano al traffico in continuo aumento. Gli edifici monumentali, ispirati all'inimitabile stile arabo, non spezzano mai l'equilibrio artistico dei nuovi quartieri. Accanto alla Tripoli moderna, l'antica Tripoli, la Tripoli dei minareti, la suggestiva Tripoli delle donne velate, la Tripoli dei souvenir cari ai turisti di ogni paese, la vecchia Tripoli dei souk e dei mercati che brulicano di folla, delle piccole botteghe la cui merce straripa fin sui marciapiedi, delle stradine poco più larghe del letto di un ruscello, una caratteristica macchia di colore locale che ci porta indietro nel tempo. Ancorati alle antiche tradizioni dell'artigianato sono rimasti soltanto i vecchi. I giovani sono andati incontro alla nuova realtà del paese, una realtà che si articola in nuove strade, in nuove fonti di lavoro, in un benessere sempre più diffuso. Una realtà che abbraccia tutta la Libia, dalla Tripolitania alla Cirenaica, da Tripoli a Bengasi. Bengasi, come Tripoli, è una città moderna che riflette nelle sue strade, nei suoi palazzi, nei suoi uffici, i progressi compiuti dal regno libico negli ultimi anni. Ma è al tempo stesso una città legata indissolubilmente alle sue antiche tradizioni, come dimostrano i minareti che puntano verso il cielo, l'indice delle loro agili forme architettoniche. Nel corso dei secoli, tutte le correnti della civiltà mediterranea sono approdate sulle coste libiche. Cirene è ricca di suggestione anche per noi, disincantati figli di un'epoca protesa nello spazio alla conquista di mondi nuovi. Le foreste pietrificate dell'arte resistono al tempo. Gli uomini passano, ma le loro opere rimangono a testimoniare l'eterno culto dell'armonia e della bellezza. Leptis Magna è un'altra meta degli itinerari turistici internazionali. Un popolo di statue, un andirivieni di colonne, un labirinto di magiche rovine ci parlano di Roma con il linguaggio dei capolavori. Grazie a queste metropoli del passato, la Libia può contare su un notevole sviluppo anche per quel che riguarda il settore del turismo. Sabrata è la terza tappa di un lungo viaggio a ritroso nei millenni. Una città morta che resuscita ogni giorno sotto i nostri occhi attoniti. Un fiabesco scenario che ha resistito per secoli alle ingiurie del tempo, alla follia devastatrice dei conquistatori di ogni epoca e di ogni razza. Sulle soglie di queste città di marmo si fermano le onde di sabbia delle dune. È il deserto, con il suo fascino antico di secoli, con il suo mistero profondo, con il silenzio che lo avvolge come un manto. Nelle oasi il tempo sembra essersi fermato. Viviamo nel secolo dei jet. Tuttavia, qui l'antica e semplice poesia delle carovane, degli accampamenti, dei fuochi del bivacco continua ad esercitare tutto il suo fascino. E appena ci allontaniamo dall'oasi, di nuovo il deserto. Sfrecciano le gazzelle, componendo nella corsa un inno alla vita. Si muovono lenti ma sicuri i cammelli, gli infaticabili trottatori del deserto. E guardano con diffidenza l'uomo, il quale si è alleato alla macchina per conquistare quello che fu il loro magico regno.
Nel quadro dell'economia libica, l'agricoltura occupa un posto di rilievo. L'irrigazione ha compiuto qui autentici miracoli e le macchine al servizio dell'uomo hanno trasformato vaste zone incolte in moderne aziende agricole. L'uomo, l'acqua e il sole si sono alleati, lavorando in pieno accordo, e il raccolto è sempre abbondante. Negli orti libici troviamo le colture mediterranee più caratteristiche. E a pochi passi lunghi filari di ulivi, il secolare ulivo del Mediterraneo, che dà anche qui l'ombra ai figli e il frutto ai figli dei figli. L'agricoltura e la pastorizia sono i due poli dell'antica economia libica, le due attività più congeniali all'uomo, il sedentario e il nomade. E i nomadi rivivono in queste cavalcate le avventure dei loro avi. Oggi però un fatto nuovo ha trasformato radicalmente l'economia del regno libico, la scoperta del petrolio nel deserto. Non le palme, ma i tralicci d'acciaio segnalano al passeggero che giunge da lontano le nuove ricchissime oasi. Le più grandi compagnie petrolifere del mondo sono impegnate nel lavoro di ricerca, di perforazione, di estrazione. È presente in Libia anche la Cori, la grande compagnia petrolifera del gruppo Eni. Nel deserto di Ciallanco lavorano tre dei suoi impianti a grande potenza, realizzati su brevetto Ideco e licenza Pignone. Non è facile raggiungere queste fonti di ricchezza. Non è facile individuare ed estrarre il grezzo, la materia prima divenuta indispensabile alla vita e allo sviluppo della società. Il deserto sembra geloso del suo petrolio. Lo tiene lontano dai centri urbani, lo nasconde, lo custodisce in fondo a un'enorme cassaforte di sabbia e di roccia. Le sonde della Cori sono di grande potenza e le profondità dei pozzi con esse eseguiti sono tra le maggiori raggiunte in Libia, oltre 4.500 metri. Tecnici ed operai italiani lavorano nel deserto assieme a tecnici ed operai libici. È un lavoro che li affratella, perché non è mai fine a se stesso. Non dà la ricchezza e il benessere soltanto a un ristretto gruppo di uomini d'affari, ma porta benessere, lavoro, progresso a un intero paese. Il petrolio chiama ogni giorno studiosi e tecnici, operai e braccianti che giungono qui da ogni parte del mondo. La Cori ha ottenuto la concessione in Libia nel 1959. L'area è molto grande e la ricerca richiede un notevole impegno di mano d'opera, di mezzi e di capitali. E uno dei traguardi raggiunti in tanti anni di duro lavoro è la fraterna, affettuosa collaborazione fra italiani e libici. La perforazione è la fase finale di una grande operazione che richiede un impegno scientifico non indifferente. I geologi sono i piloti che conducono le ricerche scrutando il deserto metro per metro, interrogando le rocce millenarie, leggendo la storia scritta dai secoli sulle pietre e sotto la sabbia. Nei laboratori di questi alchimisti del secolo XX si respira aria di magia. Non cercano la pietra filosofale, cercano l'oro nero di cui il mondo ha bisogno per muoversi e progredire. E mentre le informazioni sui risultati corrono quotidianamente via radio fino a Bengasi, fino a Roma, fino al centro Eni di San Donato Milanese, il lavoro di ricerca continua nel deserto e nei laboratori. Gli apparecchi più moderni sono al servizio dei geologi, che rilevano tutti gli elementi utili al loro lavoro. Ma non basta localizzare il petrolio, non basta violare con le sonde il forziere di sabbia. Non basta estrarre il grezzo dal cuore del deserto. È necessario tracciare nuove strade, trasformare le antiche piste battute un tempo dai nomadi, rendere sempre più agevole e più veloce l'andirivieni dei grossi automezzi.
E nel deserto si segnano sulle carte nuovi itinerari che consentiranno domani di giungere velocemente dai pozzi fino al mare, che imprigioneranno i pozzi in una fitta ragnatela di strade rotabili. Il lavoro nel deserto richiede un continuo avvicendamento. L'arrivo di un aereo che atterra leggero sulla pista di sabbia è un grande avvenimento per la piccola comunità assediata dalle dune. Giungono i tecnici e gli operai per il cambio. La posta porta fin qui le notizie dall'Italia. È un lungo filo d'affetto che lega alle famiglie i volontari del deserto. Giungono i rifornimenti che consentono a chi è impegnato nel lavoro di ricerca e di perforazione di vivere nelle migliori condizioni possibili. Si ritorna al campo dopo la parentesi di riposo concessa dagli avvicendamenti. Si ritrovano gli amici, i compagni di lavoro, gli avversari di accaniti incontri di bocce. La sera porta con sé il suo bagaglio di ricordi, di nostalgie, di malinconia. È un bagaglio pesante anche per coloro i quali sono qui da qualche anno. Ciascuno si difende come può, isolandosi, cercando di distrarsi, andando incontro ai suoi cari sul lungo ponte del pensiero. O preparandosi degnamente al ritorno in città grazie alle cure sapienti di un ottimo barbiere. Una sera dopo l'altra, una notte dopo l'altra. Gli uomini cercano il petrolio, che significa progresso, benessere, lavoro.